Salve a tutti, benvenuti qui su StockDroid. Oggi siamo qui a fare un'altra recensione di altri due dispositivi forniti molto gentilmente dal sito EasyHatch. Questa volta non si parla di due stand, ma di due cuffie. Un paio di cuffie da gaming e una Bluetooth. Sono molto interessanti, ma scopriamole insieme in questa recensione. Il primo paio di cuffie che andiamo ad analizzare quest'oggi sono queste cuffie da gaming. Sono disponibili in due diverse colorazioni, rossa e nera e verde e nera, e dal punto di vista dei materiali abbiamo questa plastica unita a questo bordo gommato che rendono il tutto più confortevole una volta indossate. Nel comparto tecnico invece abbiamo questo padiglione auricolare che con questo feeling gommato ci permette un'immersività quasi totale. Perché dico quasi totale? Questo a causa dei bassi che non sono del tutto elevati, ma che comunque rendono un ascolto piacevole. Parlando dei microfoni invece abbiamo un'ottima qualità audio che però tende a calare se allontanata dalla nostra bocca mentre parliamo. Infatti durante una partita la mia voce tendeva a sparire o a diminuire di qualità se io tenevo le cuffie in questa situazione, e infatti ho dovuto abbassarmele qui e quindi avvicinare il microfono alla mia bocca e la situazione diciamo è migliorata. Però comunque la qualità in entrambi i casi è ottima. Parliamo ora invece delle cuffie Bluetooth, che sono comunque molto comode per il fatto che hanno anche il sopra orecchio, come si chiama, non so, non ha un nome tecnico, comunque avete capito, il sostieni cuffie sopra le orecchie, lo chiamiamo così. Comunque sia, sono molto comode perché appunto non dovete stare a preoccuparvi se vi muovete la testa, se fate così con la testa per chissà quale motivo, non si toglieranno, quindi sono comunque molto fisse alle orecchie. Se avete gli occhiali è già un po' più problematica la cosa, però comunque riuscite a tenerle bene appiccicate alle orecchie. La pulsantiera composta dai tre tasti, cioè più, meno e un tasto centrale multifunzione, si trova esattamente sotto la vostra mandibola, nel senso che voi non la vedrete, cioè ce l'avete qui sotto, quindi magari all'inizio risulterà un po' scomoda perché appunto dovete andare a intuito, però il fatto è che comunque la più e la meno e il tasto centrale sono ben in rilievo, quindi si capisce molto bene dove si trovano e quindi comunque riuscite a trovarli tranquillamente. Sono caratterizzate anche da un LED di notifica, no? Cioè non un LED di notifica, nel senso sono delle cuffie, comunque un LED rosso e blu che ci indicherà il livello di carico, ovviamente è rosso se sono scariche, quindi potremo ricaricarle tramite il cavo micro USB in dotazione. Parliamo ora delle molteplici funzioni che ha il tasto centrale fisico, e ci vengono in aiuto le istruzioni perché sono troppe, non me le ricorderò mai. Comunque cominciamo a leggere. Allora, possiamo premere ovviamente per un secondo per attivare le cuffie, quindi farle riconoscere dai vari dispositivi tramite Bluetooth. Abbiamo la possibilità di premere il tasto centrale sempre per rispondere alle chiamate, tenere premuto per rifiutare le chiamate, saltare la musica tenendo premuto per qualche secondo il tasto più o il tasto meno, e invece per aggiustare il volume ovviamente basta premerli semplicemente una volta. Possiamo richiamare l'ultimo numero chiamato con un doppio tappo sul tasto centrale. Per entrare in modalità di muto durante la chiamata, sempre facciamo un doppio tap sempre sullo stesso tasto. Per connettere due dispositivi teniamo premuto il tasto centrale, possiamo connettere quindi appunto più dispositivi alle stesse cuffie, e questo ci consente anche ad esempio di rispondere a due chiamate ricevute da entrambi i dispositivi, e per far questo possiamo switchare da una chiamata e l'altra molto semplicemente tenendo premuto sempre quel tasto per un secondo, quindi stiamo chiamando tutti e due, possiamo cambiare chiamata, quindi anche questo è molto comodo. Non penso userete mai due dispositivi contemporaneamente, comunque sappiate che c'è anche questa funzione. Ovviamente play e pausa e nient'altro, che sono anche troppe queste funzioni. Comunque queste istruzioni sono tradotte bene, piccola parentesi. Comunque, tornando alle cuffie, sono nel complesso ottime, anche qui sempre stesso discorso, dei bassi un po' assenti, non sono il top, comunque troviamo un audio abbastanza buono. Una piccola parentesi che volevo aprire è che praticamente c'è l'indicatore del volume troppo elevato. Voi se alzate il volume vi notificano le cuffie che il volume è troppo elevato, quindi vi dovrebbe dire attenzione ai timpani, a parte che dice tutto in cinese, non si capisce niente, ma comunque vabbè. A parte quello, il problema non è quello, il problema è che per notificarvi questo avviso vi fa un beep a tutta potenza, vi spacca il timpano, voi non ci sentite più per mezz'ora dopo che va, cioè praticamente a tutta potenza, così, quindi per dirvi attenzione al timpano ve l'ha già rotto, quindi comunque non preoccupatevi che... Vabbè, comunque tutto sommato, concludendo, sono ottime cuffie Bluetooth, carine, simpatiche, impasto.
Concludendo, si tratta comunque di due ottime paia di cuffie e ve le possiamo anche consigliare, perché comunque c'è di meglio, c'è di peggio. Se volete delle cuffie nella media, non volete spendere troppo, sono adatte per voi. Vi lasciamo il link in descrizione. Finito il video, quindi solito avviso che ci siamo su Telegram, vi ricordiamo, per un bel po' di tempo ve lo ricordiamo, finché non entrate, perché non entrate, poi vi dimenticate, quindi ve lo dobbiamo dire. Buon bricaggio a tutti, ci vediamo in un prossimo video.